Buongiorno, buongiorno. Sono partito un pelo prima questa mattina perché vedo che sto perdendo qualche pacchetto. Se diventa troppo importante, chiudiamo e riavviamo. Come sempre, ormai è diventata nostra consuetudine. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Ciao. Allora, stavo guardando il sito Apple, no? Giusto per, sai, prepararmi, ingolosirmi prima di spendere delle cifre inumane. Prima di tutto, io non compro dallo store Apple, perché appunto per il discorso che abbiamo fatto, non compro direttamente dall'Apple Store, ma compro dallo store business, che proprio è uno store a parte che ti danno quelli della Apple quando tu hai partita IVA, ti danno proprio un altro store. Ti fanno anche degli sconti, delle cose. Vabbè, non è questo il caso perché è un oggetto nuovo e quindi non ti fanno lo sconto sugli iPhone appena usciti. Naturalmente, sarebbe un po' strano. Tutto questo per dire che il preordine sul sito business si attiva 3 ore dopo rispetto allo store normale. Quindi no, non avrò mai il mio telefono. Mi stanno dicendo questo. Non so se voi avete mai prenotato qualcosa su un sito Apple, dopo 5 minuti è tutto finito. Dopo 3 ore. Vabbè, tanto devo farlo così perché altrimenti, insomma, bisogna seguire le cose delle partite IVES. Immagino sia una riserva a parte. Non lo so, Gabriel, non ne ho idea. Spero anch'io. Ripeto, non ho alternative. L'alternativa è pagarlo a prezzo pieno e non scaricare l'IVA. Ma allora è completamente un controsenso. No? Faccio prima a non comprarlo e basta. Aperta e chiusa questa parentesi. Come ho detto, l'Apple Watch non mi intriga, quindi non credo di prenderlo, a meno che proprio il commercialista mi dica: guarda, ti conviene. Non penso, però. E allora sono andato a ingolosirmi con i modelli nuovi, quello che vi avevo detto che mi garbava particolarmente, ovvero la cassa in ceramica bianca, a me piace tantissimo, magari non sta bene a me, no, non mi sta bene perché magari lo stile non c'entra granché, però ho detto, buttiamo un occhio. Oh, l'occhio l'ho buttato ed è rimasto lì sul sito Apple perché cassa in ceramica bianca con Sport Loop, che è il cinturino, a partire da 1.409 euro. Allora, me lo aspettavo perché era la stessa cifra che costava l'altro. Aspettate che tanto cambio la sorgente. Ok. Anche l'altro, mi pare l'Apple Watch 2 l'avevano fatto in ceramica e costava anche quello sopra i 1.000. Esteticamente bellissimo perché la ceramica bianca mi dà, non so perché, mi dà proprio quel senso di, è un'estetica che il bianco mi piace particolarmente. Poi ripeto, addosso a me magari sta di merda e quindi non l'avrei comprato neanche lo stesso. Però insomma, sono cifre importanti. E ho guardato il titanio. Io non ho capito, il titanio. Cioè, è bello il titanio, ma non così bello da spendere a partire da 859 euro. Lo sto guardando, eh. Saranno le foto, però. Boh. È parfero. Ma non. Cioè, non ha quel brizzo che dici, oh cazzo, vedi che è particolare. Vale il doppio del. Non mi dice assolutamente niente. Poi zoomando, sì, c'è le righine, titanio, bellino, ma. Se da una parte dico che effettivamente sì, quello in ceramica lo paghi magari 1.400 euro, no? Perché è particolare, in ceramica è tutto bianco, salta all'occhio, è quel dettaglio che completa l'outfit, sai, l'orologio, e dici diventa una cosa bella. Per il titanio no, per il titanio non mi sembra giustificato il rincaro del prezzo, perché non. Perché quando uno vuole spendere per avere qualcosa di lusso, vuole che
la cosa di lusso risalti o quantomeno sia abbastanza unica, no? Se tu vai a spendere il doppio del prezzo per un oggetto che è praticamente identico a quello base, pare un po' una stronzata. Credo sia stato fatto apposta per sviare poi dopo la gente col soldo a prendere il coso. La ceramica. Titanio è leggermente più scuro dell'acciaio, ma molto più leggero e costoso. Ci sta, però figa non... Ripeto, boh... Ti dico, fosse una roba che mi devo portare in spalla pesante, che mi riduce il peso notevolmente, ma è un orologio, cazzo. Non è che la cassa in titanio mi cambia, mi rivoluziona la vita. Capito? Ecco, in fibra di carbonio sarebbe stato particolarmente fico. A me la fibra di carbonio fa cagare. Esteticamente è un gusto personale, mi fa cagare. Però fare un orologio, un Apple Watch in fibra di carbonio sarebbe stata una bella idea particolare. Secondo me avrebbe avuto più senso del titanio. Non so, magari è un solo gusto mio. Non lo so. Grazie a Waxio per i 18 mesi ed Ultra Chaos per i suoi 21. Viva noi, viva voi. Grazie. Ricordatevi sempre di rinnovare, resubare. Se vi subate adesso per la prima volta, potete subarvi il 50% del prezzo. Così, così, schioccando le dita, che godi solo a metà. Ma vedo delle righine su me stesso, perché? È la tapparella. Che cazzo è? È un'ombra. Da dove viene quell'ombra? Ma... Misteri delle ombre. È una faccenda di classiconi. Qualche tempo fa era da Riccone avere l'orologio in titanio. Ah, ok, allora sono proprio fuori tema. La fibra di carbonio ha un costo molto più alto. Sì, però rendi quella... È proprio qualcosa di... Allora... Io vado a fare sport, cioè l'Apple Watch normale da barbone, mi prendono per il culo tutti. Però se uno arriva, fa sport con la fibra di carbonio, che è tutto particolare, quindi può correre più veloce, fighissimo, perché è in tinta magari, oppure con la fibra di carbonio abbinata al volante della Lambo, in fibra di carbonio anche quello, sai, diventa una cosa da ricchi, appunto, da sfoggiare, piuttosto che il titanio, chi se ne frega. Grazie a Giorgio per i 23 mesi. Però ripeto, magari è solamente un'idea e un gusto mio. E infatti Darkseid è per quello. Altrimenti sarei andato sul titanio. No, si le fiamme, i buchi per l'aria, certo. Tutte quelle cose lì. Non lo so, comunque, boh. Mi aspetta... Allora, sono furbi alla Apple, Sono furbi perché... Io mi... Ho detto... Prima di dire no, a prescindere, voglio comparare il 5 con il 4. Io ho il 4. Graffiato e tutto il resto, ok, però c'ho il 4. La differenza principale è l'Always On Display, che non è una cosa che vi ho detto che mi interessa particolarmente. Non è una cosa... cioè, ne posso fare tranquillamente a meno e non credo che sia motivo per cui abbia senso cambiare orologio. Quindi, detto questo, ho detto, boh, magari hanno aggiornato i processori, hanno fatto vedere una comparazione, questo qui è molto più veloce, questo qui fa cose che quell'altro non fa. E allora, che ho fatto? Sono andato sul sito Apple a cercare un confronto, sai, quando metti a fianco le due cose, ti dice questo fa questo, questo fa quello. E l'han tolto. Han tolto il 4. Quindi non... Cosa hai meglio in più del mio? Non so. Non si può vedere. Quindi no. Anziché convincermi, mi hanno... No. Che poi tu lo puoi comparare al 3. Come? Posso comparare il 3 e il 5, ma non il 4. Ma è importante. È importante. L'Apple Watch per vogare non è che è utile. C'è l'allenamento vogatore, ti segna gli allenamenti. Grazie alla mia signora, sono 27 mesi. Zio, basta. Vabbè, va. Non ho voglia di alzarmi, non ho voglia. Lo sanno loro cosa c'è di meglio nel nuovo Apple Watch.
L'unica cosa che hanno aggiunto è l'always on display. Allora, non penso perché allora. Quanti allora? Quanti allora? Con calma. Scusatemi, mi sto incartando con le mie stesse parole. Da quello che avevo visto, hanno cambiato anche il processore. Poi tu ti chiedi, sì, ma che cazzo cambia dal processore vecchio a quello nuovo? È questa la domanda. Perché il processore nuovo si chiama S5 Dual Core 64 bit, fino a 2 volte più veloce del processore S3. E l'S3 è quello del 3, ok. Ma rispetto al 4, come siamo messi? E questa è la questione, perché se non cambia un cazzo, chi se ne frega? Sì, Michele, assolutamente, ci sarà un paragone da qualche parte sull'internet. Guarderò, ripeto, non credo che ci sia una differenza così importante. Anche perché, guarda, allora, sto guardando adesso il riepilogo, qui mi dice Always on il display retina, ok, lo spessore è uguale, il cardiofrequenzimetro è uguale, l'ottico è uguale, hanno aggiunto la bussola che non c'era, se ne può tranquillamente fare a meno, il rilevamento cadute che c'è, la Digital Chrome con feedback, ma perché cazzo li chiamate così? Corona digitale che vibra! Feedback up, cazzo! E poi c'è sto cazzo di processore S5 che non so se sia meglio o peggio. Sì, sti nomi del cazzo. Non possono fare troppe cose in più su un orologio. Beh, guarda cosa hanno fatto sul telefono. Non sono riusciti a fare una sega. Mi aspettavo effettivamente che questo nuovo Apple Watch avesse la fotocamera. Magari non per... Cioè, anche per FaceTime, sì, parlare così al volo, mandare un video così, oppure la fotocamera di fronte, da tipo spia che fai... No, la chiamata d'emergenza, Michele, c'è dal primo modello di Apple Watch. O dici quella in seguito a caduta? Quella in seguito a caduta c'è dal 4, sì. Però se tieni premuto la chiamata emergenza, c'erano tutti. Non puoi dire ho comprato un coso con una corona digitale che vibra, suona male, non credi? Beh, non lo dire. L'hai comprato o te lo godi da solo? I sonniferi come Conan. Dun 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 dun. Il meteo di oggi sembra promettente. Ben 18 gradi. Lo indosseresti un orologio con una piccola noccia a goccia per la fotocamera? No, ma infatti nell'orologio potresti anche inventarti qualcosa di particolare, perché il notch non servirebbe metterlo. Ha abbastanza l'Apple Watch, non so se ne hai mai visto uno. Ah, adesso non riesco a fartelo vedere perché non ho l'always on display. No, comunque non, è un casino, non si vedrebbe un cazzo. Ha un contorno abbastanza spesso. Lì la fotocamera ce la puoi mettere. Non una fotocamera della Madonna, ma una fotocamera ce la puoi far stare tranquillamente. Credo che il problema fotocamera su Watch in questo momento non sia dove mettere la fotocamera, perché credo che sia fattibile. Piuttosto lo vedo più un problema di batteria. Come sapete, la Apple, ma un sacco di altre aziende, ti limita. Ti limita nell'utilizzo per non rischiare che tu ne faccia un utilizzo sbagliato e che poi te ne lamenti. Perché loro potevano mettere la fotocamera nell'Apple Watch, tutti contenti, l'Apple Watch durava 3 ore. 3 ore solo se utilizzavi la fotocamera per fare FaceTime e poi dopo si spegneva. Certo, magari ti avvisavano anche, ti dicevano guarda che se tu fai questo la batteria si consuma velocemente. Tempo 2 giorni, no, tempo 20 minuti, class action perché l'Apple Watch non può durare 3 ore, deve durare tutta la giornata e tutto quanto. Non possono permettersi di fare ste cazzate. A che serve la fotocamera al Watch? Niente, è giusto un'aggiunta per fare qualcosina, tipo un selfie così. Oppure per fotografare le donne nude. Grazie all'Arcangelo per i 21 mesi. Gli slofi con il watch. In gergo tecnico si parano il culo. Sì. A proposito di parata di culo, Ricky Shimano, non so se ti ricordi,
uno degli ultimi modelli di iPod Touch, uno degli ultimi modelli di iPod Touch, senza che nessuno lo chiedesse, aveva dietro, qui mi pare in un angolo, un bottone che tu premevi e veniva poi in fuori, questo pezzettino di ferro che veniva in fuori per attaccarci un laccetto. Sai perché? Perché alcuni giochi prevedevano un utilizzo dell'Apple dell'iPod Touch in stile Wiimote, e quindi Riccardo, dai una costruita, parata di culo, perché se qualcuno lancia uno di questi cosi e non aveva questo e non c'era nessun avviso da qualche parte che ti diceva usa questo, magagne legali. Grazie a Tommo per aver regalato la sub a Denzairo. Esattamente come il 5G. Probabilmente avrebbe drenato la batteria fino alla morte, e visto che il 5G ancora non è... non è così diffuso, hanno detto, ma che cazzo me lo fa fare? Ma io lo butto nel modello dell'anno prossimo, sti cazzi. Ho detto proprio sti cazzi, Romano, Tim Cook, cosa dobbiamo fare? Grazie anche ad Albe per i suoi 7 mesi. Ah sì, mi ricordo. È così, ma lo fanno per forza le aziende così grosse. Si parano il culo in tutti i modi. È esattamente come adesso, se tu hai la batteria usurata di un iPhone, tu hai un iPhone che hai usato per anni e la batteria ha iniziato a scendere, no? Quando la batteria scende sotto una certa soglia, che tu la puoi vedere... Io tra l'altro l'ho sfondato il telefono, questo qui, perché la mia percentuale di batteria massima è al 96%. E una volta che scende sotto una certa soglia, credo che sia del 70-60%, o cambi batteria oppure il telefono inizia a limitarti e non farti fare le cose con la stessa velocità, per fare in modo che la batteria sia duratura. Capito? Perché poi ovviamente loro ti dicono, guarda che la batteria ti durerebbe la metà, ma la gente non capirebbe che ha un telefono vecchio e che la batteria è stata usurata per i vari motivi, perché la mia è usurata, perché attaccarlo sempre alla macchina non è che gli faccia benissimo, attaccarlo a tutte le ricariche e tutto quanto non è che gli faccia benissimo. Insomma, dura, però sai anche quello che fai. Gabriel, fanno bene invece, perché se il telefono inizia a durare 5 ore, la gente impazzisce, perché non è abbastanza intelligente da capire il ciclo vitale di una batteria al litio. Fanno bene se avvisano. Beh, c'è l'avviso. C'è scritto proprio. Puoi anche vederla la percentuale, puoi andare... È tutto su... nelle opzioni batteria del telefono, c'è tutto quanto, ovviamente. Per cavilli legali in America sono fuori. La Red Bull ha dovuto cambiare jingle e motto perché le persone chiedevano veramente che mettesse le ali e si lanciavano giù dalla finestra. Avete capito con chi abbiamo a che fare? Non so se avete capito con chi cazzo hanno a che fare queste povere persone. Tua mamma? No, non voglio. Cioè, per forza, porca miseria, ti limitano la batteria del telefono, perché altrimenti la gente ti viene a rompere i coglioni con torce e forconi. La batteria del mio telefono non dura più! Quanti anni ha il suo telefono? 10 anni! E da quanto non va la batteria? 1 settimana! Poi, per carità, ci marciano sopra, in parte anche con un'obsolescenza... come cazzo si pronuncia quella torre? Ah, ho raccolto un fossile ieri e un top esploratore. Guardate che bello che sto. Anche se mi sa che ce l'ho doppio questo. Ce l'ho doppio il top esploratore. Perché ovviamente loro devono vendere uno smartphone all'anno. Però un conto è venderti uno smartphone all'anno, un conto è avere delle rotture di coglioni per anni, quindi non gli conviene. Veste notte, veste fiamma, vedi? Sì, ok. Veste contadino, top esploratore, merda, lo so stronzo. Vabbè, non andiamo a vendere.
Ho sbagliato, ho comprato un doppione. Gli svignoli ci sono anche da noi. Da me è venuta una a chiedere la bustina di Zafferano allegata al giornale. Era un libro intitolato I cieli di Zafferano. Sì, sì, lo stile orso ci sta. Ci sta lo stile orso. Boh. Quindi capisco. Allora, sicuramente fanno i furbi, perché alla fine è un'azienda e vogliono guadagnarci dei soldi. Quindi poi dopo sta anche all'utente non farsi infinocchiare, tipo non comprare un orologio identico a quello prima solo perché è in titanio. Però hanno veramente a che fare con delle teste di cazzo, porca miseria. Oggi troveremo il cocco. Mi piace il tuo ottimismo, Pepper. Sto con te. Ho sbagliato, ho dato una badilata al museo. Non ho neanche provato Gridfall. Oggi lo provo e magari lo registro anche, non lo so. Adesso vediamo. Anche se dovrei andare avanti con Sinner. Non ho voglia di andare avanti con Sinner, ma dovrei. Che c'è lì? Cazzo, sembra un taglio nel pavimento questo qui. Una bella farfalla, un'altra bella farfalla. Quadrifoglio? No. Cosa non mi è piaciuto di Pocket Camp? Niente. Cioè, non mi è piaciuto niente, scusami. Io odio i giochi per telefono dove devi aspettare. Pago. Tu mi fai pagare una volta, gioco il tuo gioco per ore e ore, per sempre. Se tu mi dici non paghi, ma devi aspettare tempo reale, non voglio. Non è così che voglio giocare il mio gioco mobile. È un'idea veramente del cazzo. Poi dopo come hai gestito il tuo... Adesso non mi ricordo nello specifico, perché sono passati 2 anni, mi pare. Grazie a Clomar, Bundigattone, oggi facciamo 2 anni, vedi? Come Pocket Camp. Anche se purtroppo qualche mese mi sono perso. Non è tranquillo, però grazie. Grazie mille. Forse oggi estinguiamo il mutuo. Abbiamo deciso di rinnovare i locali. Resteremo chiusi per ammodernamenti il giorno 12 settembre. Domani. Bene, perché domani mattina non facciamo la live. Ah, di già? Ah, che bello. Che bello, sono contento. Niente. Quindi non l'ho trovato minimamente interessante Pocket Camp. Domani mattina live? No. Non l'ho detto, Gabriel, sono stupido? Chiedo scusa, pensavo di aver avvisato. Domani io sono a Milano, belli. Torno nel pomeriggio, ma domani mattina io sono a Milano. Quindi domani mattina live no. Domani sera non l'ho detto, scusatemi, tra una cosa e l'altra mi sono perso. Non vengo a trovarti, Gabriel. Non posso neanche dire che cazzo vado a fare. Oh, no, credo di sì. Beh sì, che lo so che cosa ve lo posso dire. Vado a vedere l'anteprima di un film. Però mi fa vedere solo 20 minuti. Quindi una piccola anteprima di un film. Un'anteprimina. Mi spoileranno il finale. Ecco. Fanno vedere 20 minuti del finale. È bello. Chissà com'è il resto. Prossimo cinepanettone, ma magari. C'era una crepa, dove? Non avevo detto. Non lo so. Dov'era questa fantomatica crepa? Non la vedo mica. Dietro la casa. Grazie a Martikawa per i 15 mesi. Quale casa? Eccola qua. Questa? L'ho calpestata? Ok. Tu devi essere
essere Igor. No, si pronuncia Igor. Buongiorno, dica. Tesoro, sono qui apposta. Ti offro una sedia verde. Giusto per scambiare, va bene. Grazie. Sempre bello scambiare top esploratori con sedie verdi. Non abbiamo non ho dato la medicina al cazzo di animale qui di merda. Cazzo, ieri mi sono scordato. Biagio. Ah, sta bene. Ah. Il silenzio. Cazzo è sto cotto? Prosciutto? Ah. È un tappeto! Ah, un pavimento di cotto! Vabbè, andiamo a vedere. Rovagnati! Le. Andiamo a vedere. Pavimento di prosciutto Rovagnati. Gran biscotto. Ma sapete che ogni volta che vedevo quella pubblicità, la vedevo spesso perché la mettevano durante la melevisione. Vi ricordate che durante la melevisione c'era... No, non mi ricordo. No, forse era di Parma. Non mi ricordo. Comunque durante la melevisione c'era sempre la pubblicità di sto cazzo. No, l'ho calpestata. Sto cazzo di prosciutto. E mi viene una voglia sempre di prendere del prosciutto cotto, arrotolarlo intorno a il pan biscotto e mangiarlo. Sai quella... è proprio un sapore di quando ero piccolo. Anziano. Allora, vediamo questo pavimento di cotto com'è. Non è male, eh? Da tavernina. Dai, bello, lo tengo. Non in questa stanza, ma lo tengo. Mi piace. Grazie ad Alexander. E allora brindiamo con un blu mele. Buon gustaio. Cos'era questo? La sedia verde. Ah, la sedia verde presumo sia verde, quindi la possiamo anche vedere, ma credo che non ci stia bene. Scusi, signore, dica, 18, dica, dica. Perché... Sì, è una sedia ed è verde. Pan biscotto, sì, non è un grissino, è fatto, è più tozzo di un grissino il pan biscotto, è quello che ti impasta la bocca, quello friabile. Mi sta venendo voglia adesso, vado a comprare due etti. Grazie Selien per i 9 mesi, quello che crocchia proprio, quello che sembra di mangiare del gesso. Non duro come il gesso, però che dopo la bocca te la trovi completamente impastata tantissimo. Vale i soldi questa libellula rossa? Non mi ricordo mica. Vabbè, io la piglio. Se riesco. Aspetta, eh. Di solito è bianco coi conini, sì, ma si fa nei vari modi, ovviamente. No, non è un grissino, è proprio pan biscotto quello lì. Lo fanno anche bello grosso delle volte. Adesso vado in panificio e ne compro 2 chili. Credo che mi fanno 2 chili di pan biscotto o ce ne vuole, perché è anche leggero. Ok. Ho cercato su Google, sembra il pane a forma di cornetto. Anche quello, sì. È la forma più classica. Avete dovuto cercare su Google pan biscotto? Ragazzi,
Adesso no, non sarò Carlo Cracco, ma non sono nemmeno l'ultimo degli stronzi, dai. Cioè, com'è possibile? Fa biscotto con l'asciutto che ti si ferma in gola? Assolutamente sì. Però è per questo che va mangiato con gli affettati. Ti dà quel brio. Ma io sono terrone, qui abbiamo le friselle. Vabbè, le conosco anch'io le friselle, scusami. Perché io posso conoscere il tuo pane e tu non conosci il mio? Che poi il pan biscotto è nordico? Cazzo. È il pane della Lega, come funziona, scusa? Come hai mai sentito il pan biscotto? Ma sai di che parlo però, Gabriel? Ho proprio mai visto niente. Ma pan di Spagna è dolce. Ma di che parli? Scusate, adesso cerco, perché magari l'ho sempre chiamato erroneamente io, eh? Pan biscotto. Effettivamente il pan biscotto non si chiama così. Quindi probabilmente me lo hanno fatto sempre chiamare in maniera sbagliata a me. Eccolo qua. No, in realtà se cerchi sul sito Panificati Guerra lo trovi. E si chiama così. Io ho sempre chiamato pan biscotto. Ve lo linko. Tiè. Trovato da questo sito che Panificati Guerra. Ci tengono loro a certe tradizioni. Sì, ma l'ho visto anche in cose più lunghe. L'ho visto fatto in vari modi. È roba veneta? Ma strano. Aspetta, pan biscotto, fammi vedere. Ma che storia. Perché io trovo solo pasta biscotto cercando così su Google? Antico pane del Polesine. Pane. Ah, se cerchi pan biscotto, pane, su Google, ti si apre un sito che dice pane e biscotto, un'antica tradizione tutta veneta. Poi adesso magari apro e non c'entra niente. No, è quello, è quello. Ah, ok, quindi è roba nostra? Ok. E infatti sì, sarà veneto perché si accompagna sempre tutti i vari tipi di affettato, di vario genere, al salame. Ok. Sì, infatti, cioè, da noi, nei vecchi ovviamente, difficilmente qualcuno sotto i 100 anni, a parte me, fa bicchiere di vino, pan biscotto e qualche insaccato. Io evito il vino, resto volentieri. No, ma con tutti, cazzo, adesso vado al supermercato e pranzo con quello. Vabbè che io parlavo con Karim che neanche conosceva i bibanesi, cazzo. Che i bibanesi sono veneti, ma credo che siano stati esportati in tutta l'Italia. Dai, bibanesi, cazzo. Buonissimi. Vivrei di bibanesi, solo che morirei tra 10 anni. Anche abbastanza ottimistica come cosa, con 800 kg. Che sono i bibanesi? Ma allora, ragazzi, siete proprio dei bastardi, eh? I bibanesi... Non conoscete i bibanesi? Allora. Se voi andate al supermercato, li trovate, sicuramente. Ve lo posso assicurare. I bibanesi, vi linko anche qui, cioè, ve li linko, copio indirizzo immagine. Ecco qua. Bibanesi con bibba, bibba, bibba. Allora, vi posso assicurare, voi adesso andate, finita questa live, prendete e andate al supermercato, ok? Andate al supermercato, frega niente se avete altro da fare. Andate al supermercato e comprate i bibanesi. Li vendono anche sia in pacchetti da un chilo, ma anche in quelli piccolini. Che piccolini. In sacchettini, cioè un sacchettino che sarà grande così, costerà 1 o 2 euro, non so. Voi lo comprate e mi taggate su Instagram.
così, a caso. Così, magari facciamo pubblicità ai bibanesi, cazzo, mi pagano poi. Sarebbe fantastico. Vi posso assicurare al 100% che sarà il tipo di panificato. Ho chiamato una farfalla comune. È bianca e bellissima, che tristezza però. Grazie medesimo per gli 11 mesi. Vi assicuro che sarete soddisfatti. Avete un'immagine? Ve l'ho data. La graffano è una parentesi, Night. No, una allora, graffa mi dice qualcosa, però devo cercare l'immagine. Ah, sì, sì, le ho mangiate. È la, tipo una ciambella. Sì, sì, sì. Allora, io purtroppo con i nomi sono un po'... Infatti, no, ripeto, non sono sicurissimo che il pan biscotto si chiami così, però non ho trovato altro. Un problema come l'altro ragazzo. Sono terrone e queste cose mi sono sconosciute. Madonna. Ma allora, io credo che i bibanesi siano esportati in tutto il mondo. Oh, fatemi sto favore. Andate al supermercato, soprattutto voi del sud, e ditemi se magari non ci avete mai fatto attenzione. Magari non essendo un prodotto che abitualmente viene smerciato lì. Perché magari, non so, chi è che le produce i bibanesi? Non so. Magari hanno delle risorse limitate, non possono spedire in tutti. Mi sembra strano, però provate ad andare a vedere, fatemi sapere. Magari non essendo una cosa che mangiate abitualmente, non l'avete mai cercato. Porca troia. Vedi a cazzeggiare. Ci sono anche al sud. Ma io lo dico per voi, beh, frega niente. Il problema è che, vi assicuro, se ne mangiate uno, finite il sacchetto. Se finite il sacchetto ne volete comprare altri, ma sono abbastanza sicuro che morirete grassi e infelici. Sì, è difficile dire non l'ho trovato. Però se non l'hai cercato, se non sapevi della sua esistenza, magari lo vedevi lì. Ma anche perché di solito fai così: quando vai al supermercato compri sempre le stesse cose che ti piacciono, vai sul sicuro. Difficilmente dici: oh, guarda questo prodotto, sentiamo. È difficile, capita, ma è difficile. Non sono come i taralli. Sono molto più oleosi dei taralli. I taralli sono più simili al pan biscotto come consistenza dopo la masticata. Ti lasciano più... No, fai così. I taralli ti lasciano più impasto in bocca dei bibanesi. I taralli sono buonissimi, sì, assolutamente. Nulla da togliere ai taralli. Cazzo, mi sta venendo su una fame. Si vede che sono ricominciate le scuole, eh? Stamattina meno gente, ma più allegra. Siamo allegri? L'importante è divertirci. Divertitevi sempre. Ulala! Ma chi c'è? Chi c'è? Lui voleva la conchiglia. Dimmi un po', bell'uomo. Pasqualo! Per tutti gli squali, respirare per i polmoni non è niente male. Dove ti tenevano segregato, Pasqualo? Quale losca organizzazione ti legava e ti evitava di respirare? Sì? Mio Dio, è andato in trance? Ai pesci luna nemmeno piace la luna. Affermazione un po' forte. Sì. Grandissimo Pasqualo, che ti devo dire? Ho preso un geride, un insetto atletico, il decatleta dell'acqua cheta. Porca troia. L'ho letta tutta oggi perché ero brioso invece.
Grazie a Riccardino, buongiorno gatto rinnovo chiedendo una benedizione. Visto che sono appena andato a vivere da solo e la casa è già in disinfestazione da scarafaggi. Mamma mia, ho vissuto anni con gli scarafaggi, so cosa vuol dire. Nella mia vecchia casa era impossibile impedire che venissero su, venivano su dalle tubature. Sono l'insetto che più mi fa schifo al mondo. Però se te la stanno disinfestando, guarda, bravo, ti invidio, tanti auguri. Grazie. Grazie anche a Sparing Bike per i suoi 21 mesi. Usano l'aspirapolvere come un house flipper. No, io gli scarafaggi li ho avuti veramente tantissimi. Venivano su dalle tubature, ma ne trovavamo tanti, eh. Pensate che facevano le uova nell'intercapedine delle porte. Cioè nella... Come si chiama la cosa della porta? Porca miseria. Quella specie di battiscopa che fa il contorno della porta. Come si chiama? È l'intercapedine, non vorrei dir cazzata. La cassa. Lo stipide, quella roba lì. Comunque facevo le uova lì, una roba terribile. Chiudiamo il discorso. Grazie a Leo. Il mese scorso mi sono molto offeso perché non ho detto nulla per l'anniversario. Ma ti si vuole troppo bene per tenerti il broncio. Cos'è che non ho detto nulla? Non ho detto nulla. Ma io non so parlare. Comunque ci manca un fossile. Eccolo qua. Eccolo qua. Floppete. Buona. Ah. Ah, tra l'altro non ve l'ho fatto vedere, ma quel coglione lì ha nuotato per tutto il fiume fino alla fine. Poi io mi ricordavo che gli si dovessero dare delle conchiglie. Magari ricordo male. E noi ancora? Niente. Ah, forse domani ci manda una letterina. Grazie Adele! Già mezzo anno di ficcanza. Grazie gatto, grazie a lei. Gli devi dare delle conchiglie e ti dà Ready Rari. Ma non c'ha dato la possibilità di farlo. Sì, mi ricordo. Donazione. Tiè. Cocco è finito. Sentiamo un po'. Chi osserva da vicino una farfalla comune potrebbe notare che è ricoperta di peli. E io non voglio. Bravo, bravo. Perché dovrei osservare un insetto da vicino? Gerde. Ah, scusami, non mi ricordavo quella battuta terribile. Porca vaga, ma perché c'ho insetti in casa? E dov'è il mio retino? Che schifo. Ha piovuto. In realtà fa un caldo porco. 21 gradi. Mi date un secondo che... Ah, non volevo donare ancora. Voglio cambiarmi i pantaloni perché c'ho le braghe lunghe e sto sudando. Arrivo, eh? Pantaloncino di Twitch.
corto, pieno di pelucchi, non so perché. Eccomi qua. Ah. Ecco, adesso un po' di freschetto, però minchia. Al massimo chiudo la finestra. Sì. Magliettina di Prada. Sì, identificami le balle, vai. Yes, abbiamo anche il teschio del Bronto, zio. Certo, dai. Mica tavocca, originale. Coda di anchilosauro. Vai, è completo? Vai, che spettacolo. Gli anchilosauri erano corazzati sulla testa e sulla schiena con giganteschi aculei. Il fatto che un erbivoro dall'indole mite possedesse una difesa così formidabile può stupire. Questi dinosauri potevano anche colpire i predatori con la loro coda a forma di mazza. Erano avversari tremendi e si infuriavano proprio come il boss di un'azienda quando perde le staffe. Grazie a Tiberius, che si è subato per 20 mesi due volte, secondo Twitch. Va bene, grazie. Stiamo andando via abbastanza spediti comunque, questo museo. Quadri a parte, che siamo a quota zero per ora. Ce l'abbiamo già. Grazie anche a Christian per i 7 mesi. Rinnovate tutti, resubbate tutti e subbatevi per la prima volta con il 50% di sconto che Twitch vi offre insieme a Subway. Da adesso fino al 24 settembre. Avete poco tempo. Affiduciatevi. Ma che cazzo, com'è possibile? Niente, come non detto. Oggi si va da Volpolo, sì, perché oggi è mercoledì. Oggi è mercoledì. Niente quadri perché abbiamo beccato solo inculate ultimamente. Allora. Allora, di aranci ne abbiamo. Abbiamo poche pesche. Voglio piantare altre pesche oggi. Ciliegie mi fanno schifo. Pesche. Quindi peschiamo le... Porca vacca, aspetta che forse non ho spazio in tasca. Ok. Perfetto. Non so se riesco a metterne una qui. No, forse no. Può darsi che cresca. Questo è cresciuto, bravo alberello. Buongiorno, che bella maglietta. Sì. Perché tutti sanno che cazzo è in tasca, scusa? Gabri è così. Gabri lo chiede a tutti. Il primo che glielo dà è contento. È la vita.
Una coniglietta, dopo tutto. Le piace divertirsi. Metterci dentro. Niente. Tra l'altro, ragazzi, mi sono dimenticato, scusatemi. A proposito di Instant Gaming, c'è un nuovo giveaway. Ve lo linko, ve lo spammo. Lo devo mettere ancora su Instagram, me ne devo ricordare. Ecco a voi il nuovo giveaway. Perdonatemi. Esattamente come il vecchio, dovete aprire il link, selezionare un gioco che vi ficca e per aumentare le vostre possibilità, followare gli account di Instant Gaming o i miei. Fatelo, divertitevi. Tanto farlo non vi costa niente. Al massimo vincete un gioco. Butta via. Basta, si è imparata la... E beh, stanno tutti facendo il coso, giustamente. Fate bene a farlo subito, che così non vi scordate. Sif, dove cazzo stai andando in giro? Questo è un pesciolino, che forse non ho preso perché è piccolino. Scorsa volta non lo so chi ha vinto, non me l'hanno detto. Un po' di persone mi ha detto non ho vinto. Vabbè, però io non so. Mi dispiace. No scope. È un persico di merda. Che come me, Jules. Pagatissima la pagina per il giveaway. A me non sembrava. Perché dici? Perché non ti segna le cose? Ah, fine concorso. Se vai sul link ti dice persone gioco. Ah, ottimo. Va bene, carissimo Tom. Anche perché vederlo vestito così mi fa. Ma c'è un Sif che scorrazza. Giochi giveaway non sono solo versione PC, ci sono anche dei giochi che sono in versione... come si dice... Oh, che bello questo qui del pesce. Poi va dentro, però. Quant'è che viene? No, volevo sapere quanto costa questo. Non me lo fa fare. Tom, puttana, quanto costa? Prendiamo? Le rape, dai, lo prendo. Chiedo anche il prezzo della rape. Cazzo, ieri non gliel'ho chiesto. Il mercato sta crollando, però io spero bene, perché sennò siamo nella merda, eh. Allora. Io le ho pagate 96. No, o 95 o 96. Porca puttana. Odio quando cerco di correre. Eccolo là. Che due balle. Figa. Senza il multi è molto più difficile. Sì, assolutamente. Col mutuo, allora,
Mi sa che oggi lo estinguiamo, però dobbiamo anche comprare il quadro di Volpolo, quindi adesso vediamo, ci facciamo due conti. Ce la faremo, eh. Come cazzo ho fatto l'altra volta? Scusami. Figa. Beh, dai, lo metto di sopra. Qua se scoppia la bolla delle rap parte il suicidio dell'intera città. E io ne ho comprate 30, eh. No, quante ne ho comprate? Senti che rumore da sfritegata, che bello. Un po' ingombrante, ma vabbè. 90 ne ho comprate. È vero? 90. Qui sei nella merda. Sayaka, non so, devi annullare tutto, credo. Non ho idea. No, non avrei comprato le rap. Cioè, il mercato della rap funziona così. Tu le puoi comprare solo di domenica e puoi venderle tutti i giorni a parte la domenica. Grazie, Miga! Altrimenti è troppo facile così. Voi pensavate che potessi comprare le rape tutti i giorni? No, non lo riusciamo a finire il mutuo. E grazie mille anche a Lobbe per la sub. Abbiamo 2004, però è 2007 il mutuo, vero? Sì. Non ci arriviamo. Figa, però ho depositato tutti i soldi adesso. Vabbè, vendiamo un po' di frutta. Abbiamo altri 3 slot. Dobbiamo fare su 4.000 stelline adesso. Pantaloni mi stanno facendo un po' sudacchiare. Forse era meglio mettere. Sono messi quelli un po' più pesanti perché ho detto cazzo, comunque entra nell'aria freschetta. Però effettivamente mi sta sudando il bucio del sedere. Onesto, no, grazie. Il link non ce l'ho più. Il link non ce l'ho più. Il link eccolo qui. Eccolo qui. Tutto questo parlare di soldi e mutui mi ricorda di Paper Please e di come la chat diceva che eri ricco con 25 euro di guadagno. Da da da. Cazzinco. Cazzinco. Non siamo stati da Lego e Filo. Grazie al tizio per i suoi 9 mesi. Chissà che cosa ci propongono oggi le sorelline. Ieri era martedì e quindi erano un po' più distratte. Certo che ce lo già lascia. Si sta bene. Buongiorno. Mm.
Cos'è questo? No. Però questa è la veste da re? I capelli sono da nobile, ci sta. Che palle che mercoledì inizia la discesa verso il weekend. Grazie a Stickouts. Si gratta. Buona grattata. La corona, se non sbaglio, costava 2000 stelline. O 2000 o 12000, una roba del genere. Costava però. Non c'è da dire. L'ho lisciata. Quanto spazio ho in tasca? 3. Dovrei avere ancora frutta esotica qui intorno. 1.200.000 la corona? Beh, il 12 c'era. Mi ricordavo l'1 e il 2. Col mutuo in settimana lo finiamo sicuramente. Ci mancano tipo 30 o 40 mila. Ulala. No, da Volpolo non ci siamo ancora andati. È presto, non è ancora passata un'ora. Tranquilli, tranquilli, adesso andiamo. Pa, 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 pa. Se le rappe collaborassero, il mutuo non sarebbe un problema. Eh sì. Vabbè, oh. In realtà già con la frutta esotica, come vedete, stiamo facendo su. Adesso vendo anche un po' di pere, giusto per vendere anche un po' di pere. Però con la frutta esotica, come avete visto, già dei soldi in più interessanti si fanno. Per questo ho rosicato così tanto per il cocco, non solo per i coleotteri, che purtroppo ce li siamo persi tutti. A parte un paio, ci siamo persi tutti i coleotteri più valorosi. Lì si facevano i soldi a fiotte proprio. Pere. Queste non valgono granché, il resto invece. Perfetto. Pam 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 pam. Ok, detto questo, non voglio scrollare altri alberi perché così ce ne teniamo un po' per i giorni alterni. Infatti, vedi, qui c'è il ciliegio, il pesco. Poi qui sotto ci dovrebbe essere l'arancia, due meli. Un altro, ok. Perché ogni tre giorni danno frutti, quindi per evitare di avere un giorno completamente senza frutti e tutti gli altri giorni dove, e un giorno invece dove si lavora e basta, alterniamo un pochino. Forse le pere sono l'unica cosa che potremmo metterci a switchare. Adesso vediamo se ci sono oggetti smarriti. Niente. Tranquillo. Da Volpolo. Ah,
A nord ci sono i carretti della frutta con un autista che parla dall'altoparlante elencando tutto ciò che ha. Quello si chiama rotino. E ne ho sentito uno. Ah, dove abitavo prima ce n'era. Cioè, era lo stesso che ogni tanto passava. Poi mai più. Squaletto. Gioventù bruciata. Grazie Sinnar per i 33 mesi, grazie. La rotina affila i coltelli ma anche gli ombrelli. È pericolosissimo, infatti. Non litigate mai con un arrotino. Quanto parla da paleolitico questo Remo. Il futuro è solo baffi. Che anatroccoli. Mi piacerebbe avere le scarpe in stile. Sì, grazie. Tanto cambia anche lo stile, quindi non ho mica capito. Sì, sì, affila ombrelli pericolo. Oh, oh, come sono papale. A lei. Ma sono estremamente figo. Vado da Griffa e glielo sbatto in faccia. Non parlavo del pene. Non necessariamente, almeno. Buongiorno, buongiorno. Ma ti ho riconosciuto, tu eri nel trailer, Antonio. Antonio era nel trailer di New Horizon. Non c'è Griffa. Bleh. Capelli non sono da frati, i capelli sono nobili. Guarda che i re antichi portavano questa capigliatura qui, eh? Era altissima moda. Ma Rachele. Grazie a Dale Nucci per la sub. Figa il totem. Che totem è? Che bello questo. Totem ranocchia. Beh dai, la cifra non è male. Sì, lo prendo. Quadro fiorito, certo. Eh sì, quant'è? 4.000... Ah, 3.900, dai. È il vaso di girasoli, sì. Quanto viene questo? Mi piace tanto questo. Voglio il... Voglio il cotto. Voglio il kotatsu, grazie. Il kotatsu blu. Mi piacerebbe tanto avere il kotatsu. È il primo di una serie limitata. Certo, il kotatsu blu si vede. Solo tu, solo oggi, sì. Il kotatsu. Cazzo, se costa il kotatsu. No. No. Magari domani il kotatsu. Grazie Genzu per i suoi 2 mesi. Prossima volta torno e compro il kotatsu e ci mangio sopra il tonkatsu. Ma che sorriso smagliante che era il mio topo. Dai, andiamo a vedere se ci abbiamo inculato di nuovo. Scusate. Ma non era un vaso, cactus. Questo è il quarto? O terzo quarto quadro.
Terzo, no, forse il terzo. È il terzo questo. Dai. Non c'è due senza tre, viene detto. Secondo me è la volta buona. Per me chiudiamo con un 2-1 per ora. Per ora. Terza volta è sempre quella buona. Esatto, il terzo appuntamento si ficca. Lascia fare. Vado e ficco. No, Alex, che schifo. Scusa, mi tengo un falso, mi tengo. Minchia, gatto Carabaggio. Sto temporeggiando, agitando alberi. Che poi che figura da pezzente ci fai col quadro falso in casa? Sermiser, non è... No, qui no, qui è tutta fortuna. Non so quale Animal Crossing stai giocando tu, ma in questo è random. Fosse originale avresti problemi con la legge, addirittura. Perché? Ah, dici perché è stato rubato? Magari. Beh, l'abbiamo anche pagato fior di stelline, eh? L'abbiamo pagato... Panico paura! 'Nobile come me, guarda, coi baffi e tutto il resto... Quel quadro falso, dai, che figura ci faccio poi, con i miei vicini. No, oggi non temporeggio bevendo spuma perché la spuma non me la danno qui. Agito e basta gli alberi. Faccio sempre gli setti che preferisco il suicidio ad essere venduti a Tom Nook. L'hai pagato il doppio del water che hai in casa? Eh beh, cazzo, è... Van Gogh. Ulala. Ah! Così posso scrivere i nomi di tutti i miei donatori? Mi spoglio nudo? Eh no, ma quella è una roba che fanno su MyFreeCams. Adesso va di moda Chaturbate. Io non le conosco, ste robe. Grazie a Savaro per i suoi 32 mesi. E sì che mi ritenevo un esperto, invece no. Ma sta libellula rossa valeva? Non mi ricordo mica. Anche se lo fuori retino è morta di vecchiaia, ecco appunto. Niente. Ciao. Non tanto. Ottanta stelline. No, neanche il tempo di tirare fuori il retino. Lo prendo alla sprovvista. Anche se così, forse un po' troppo alla sprovvista. Bestia! 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 Che succede? Che succede? È tutto imbarazzato adesso. Ok. Pet Society? No, non me lo ricordo. Mi ricordo il nome, ma perché me lo chiedi? Mi mandano da Twitch. Figa. È vero. Ragazzi, è vero. No. Sapete cosa vuol dire? Che per la prima volta possiamo varcare... Spoiler, ci sarà la Gioconda, prima o poi. Qui hanno tutti il pezzo forte, no? C'è la Gioconda, il teschio di T-Rex, una farfalla generica... Siete pronti? Vado.
entriamo nella sezione proibita. C'è il caffè di là? Allora, c'è il cartello del caffè. Vado. Sento che anche la musica. Quadro fiorito. Ma niente, non mi... Poi non c'è nient'altro, ovviamente. Che bella questa sala. Ah, ma ce n'è più di una. Figa, guarda quanti. Quanti e quanti non ne abbiamo. E il quadro fiorito ce l'ha messo primo. Primo, toh, hai visto, esci subito. Di qua? Immagino che qui ci vada la Gioconda. Ah, ci sono anche le statue? No, non in questo. Le statue sono in New Leaf. Non ci sono posti per le statue qui. Quante inculate prenderemo, sì. Sono circa 4.000 a settimana. Un'altra completa... Allora, man mano che vai avanti col museo, mi pare che ti regalino dei piccoli modellini del museo. Inculati parecchie volte, sì. Ma sì, dai, prendo anche un po' di... pere. Pere. Su New Leaf si riconoscono i falsi. Purtroppo qui no. Allora, da dopodomani Tom Nook avrà un negozio più grande e da lì mi sa che inizierà a vendere quadri anche lui. Una volta a settimana, credo. Quindi magari avremo anche più rincaro. Cazzo, non pensavo di avergli dato così tanti soldi a quella faccia di merda. Vediamo un po' com'è la lavagna. L'invito di Volpolo. Vediamo qualcuno a caso per Volpolo, vediamo un po' com'è. Ma è tutta sburrata. Ma che schifo, non la voglio. Con i miei soldi si allarga l'infame, sì. Tom Nook vende quadri, ma è una roba molto randomica. È molto randomica. E là là. Dimmi, cuccioline. Ma io non so, la gente da distante come cazzo sa che cosa c'ho in tasca io? Beh, effettivamente una lavagna, diciamo che si vede così. Quanto? No, secondo me è troppo poco. Dite che Tom mi offre di meno? Perché sono venuto qui? Ah, per la lettera. È una lavagna in tasca, sei molto felice di vedermi. Ah, non l'ho scritta, scusami. Nocina. Mangia. No. Mangia. Merda. Ciao Ale. Voglio spedire. Tiè. Sono ancora molto abbronzato, è vero. Ok, fammi vedere un attimo. Come siamo messi a slot? Abbiamo 3 slot liberi. Vendiamo solo le pere oggi. Perché così almeno diamo un rinca... Cioè, di pere ne abbiamo un sacco. Sono molto popolari. Dovrò denunciarti per queste lettere moleste. Ma era l'invito. Guarda che grazie a quell'invito possono entrare a comprare da Volpolo, eh. Ciao.
Grazie a Fat Momma per la sub. Questa è casa mia, entra dentro. Al cane qui ad Attila piace avere molte persone intorno. Perché più persone arrivano, più persone può sfruttare. Perché ricordiamo, lui è al vertice dell'organizzazione malavitosa della città. Ti scrivono un elenco se gli chiedi cosa ti... Dove vai, Sif? Oh figa, tutti i giorni, tutte le mattine, Sif prende, passa dal terrazzo di là e corre al terrazzo di là. Corre proprio. Io non so che cazzo c'ha. L'altra frutta sono 500 stelline a frutto. Fa sport. Sif fa sport. No, Jamsim, è un pollice in più. No, due pollici in più, quel modello che ti ha aperto. Mi hanno dato quel link da mettere, io ho messo quello che mi hanno detto loro. Le mie cuffie, certamente. No, non è qui. Ecco qua. Si sta allenando, vuole migliorare i suoi tempi del cambio del terrazzo. Giri in quel di Padova, ma se non faccio i giri qui non esco mai, sempre qua. Devo registrare oggi, tra l'altro. Devo registrare, devo entrare nel mood della registrata. Ostia. Sì, credo che andrò avanti con Sinner pur di finirlo oggi. No, il PC non me lo sono tenuto. Vengono oggi stesso a ritirarlo. Ma è normale, ragazzi. Loro ti fanno provare un PC che mi hanno dato anche già usato, tra l'altro. Me lo hanno dato. Mi hanno fatto fare il video. Hanno controllato il video. Va bene, ok. Me l'hanno fatto pubblicare ieri. E ieri mi hanno detto domani te lo riprendiamo. Infatti oggi, intorno alla fine della live, mi dovrebbe suonare il corriere per il ritiro. Porca puttana. Ma, ok. Negan, perché il bot ha dei comandi limitati. Bisognerebbe pagare per aumentare il numero di comandi. Premere un bottone non mi costa niente. Sì, sono sempre 2000 euro. Non mi hanno pagato così tanto. Posso assicurare. Non apra il corriere. Ah, è mio! Ma è una questione di tirchiaggine, che quel computer probabilmente lo hanno mandato a tutte le testate. Infatti mi è arrivato anche nella scatola che non era di quel computer lì. Infatti ho fatto un po' di fatica, ho dovuto chiedere, scusate, ma che modello è? Perché era la scatola che mi hanno dato era di un altro modello. Quello lì è il modello sample che inviano a tutti, a tutte le testate italiane. Avranno due modelli uguali e li invieranno a tutti per farlo provare. È normale. Ma anche Galeazzi è così, Cioè più della metà della roba che danno a Galeazzi, soprattutto quella più costosa, lui poi gliela rimanda indietro. Fa il video, poi dipende sempre dal prodotto, però lo ridà indietro. Grazie a Giove per la sub. Sì, lo fanno con tutti, assolutamente. Una cosa normale. No, era per dire che non sono tirchi. È la normalità. Mi è dispiaciuto un po'
Che il video non sia andato bene come mi aspettavo, perché è un video secondo me molto bello. A me è piaciuto parecchio. E c'è stato un bel connubio, ho fatto vedere il PC, ma ho fatto vedere anche il mio bel giro. A me come video personalmente è piaciuto molto. Piacerebbe farne di più, così, sono sincero. Però viaggiando, in realtà ho viaggiato un sacco ultimamente, però non essendo neanche uno che fa tech. Infatti il PC, come avete visto, purtroppo non essendo uno che lo usa per fare le cose per la quale è stato creato, purtroppo non ho potuto far vedere le cose più fiche che invece sicuramente faranno vedere altri. Se mi danno magari qualcos'altro, catroia. A me piacerebbe avere il telefono, figa. Se l'Apple mi desse il telefono, vabbè, no, dovrei comunque pagare qualcosa perché l'IVA bisogna scaricarla da qualche parte, quindi non so se converrebbe avere il telefono gratis dalla Apple. Sono contento, Steffi Fox. Hai sentito? Credo che qualcuno sia morto. Non me l'hanno lasciato perché non sono Yotobi. Guarda che Yotobi non lasciano roba, ti assicuro. Che poi lo sanno, lui fa schifo, puzza. Appena tocca qualcosa, noi non la vogliamo più indietro. Per quello, probabilmente. Faccio i baffi. No, la Apple gli dà i telefoni. Gli dà in. Incomodato. Gli dà incomodato, gli dà. Te li dà, te li tiene un anno e poi glieli ridai, ma ti danno un modello nuovo. L'Apple fa così. Però. Non interesso così tanto io. Ma figa. Sempre a tagliare l'erba. Io mi trasferisco dove vado, vado, tagliano l'erba. È incredibile. Ti regalo il telefono, ma ti dovrai sdebitare più avanti. Sì, prenderò l'11. A me dispiace perché mi piacerebbe fare quei video dove unboxo il telefono e dico: ah, questa è la differenza con il vecchio, vedi, questa c'è la feature nuova. Però non ce ne so, non c'è niente di nuovo, porca miseria, dal vecchio. A parte la fotocamera più figa, per carità. Sì. Sì, certo. Mi piace! Ah, recuperati la live di ieri, Prizzitano. Poche novità, poche novità dal punto di vista Apple. Ariel. Thank you. Perché mi sei spento il monitor mentre leggevo. È molto intrigante, molto intrigante. Non so in quei giorni come son messo, ma mi intrighi, mi intrighi. Grazie per l'info, grazie mille. Questo gradevole rumorino di sottofondo è un vicino bastardo. Ma ciao, sei venuto a salutare? Ma hai battuto la testa, rincoglionito, ma che cazzo? Dai, vuoi la tua cam mattutina? Tiè. 4 frame, che succede? Aspetta. Vieni qui? Vieni più in qua? Si fettona più in qua? Si fettonami? Grazie Hank per i 24...
Dove vai? Dove vai? Fatti vedere, guarda, guarda qui, guarda qui. Scemo. Scemo. Sta segando un albero con la motosega, il vicino comunque. Un albero con un bel troncone. Niente. Ma aspetta. Quindi mi compari da tutte le parti? Questo qui è un coccodrillo. Ma ti fai fare una coccola? Una. Aia, aia, c'è la mia gamba sotto. Che cazzo mordi, scemo? Coglione di merda. Bello, sei bello tutto, sei. Aia, oh, sei scemo? C'è la mia oh, tu mordi, ma sotto c'è roba mia. Vai. Non il green screen, che casino. Sì. Però stavo facendo la live. Posso? Vabbè, beh, divertiti, Sì, devo finire. Guarda, tra mezz'ora son tuo, Mezz'ora. C'è sempre la mia gamba. Ma questo fa il culo. Come puoi continuare così? Perché mi spunta qua. Sifettone? Sif? Dai, stai qui con noi, vai. Seduto. Bravo. Niente, è andato via. Si è seduto un secondo. Aspetta che adesso devo sistemare tutto qui. Fa strano perché se qualcuno entra nel mio ufficio qui vede che c'è una webcam puntata sulle mie balle, praticamente. Dice, ma questo qui... Questo qui che cazzo fa? Cioè, scusami, questo qui mostra le palle in live. Mostra i testicolazzi. Chaturbate. E invece no, mostro il mio cane. Sì, Fettone, sto facendo. Mi hai leccato tu? Ma chi è? Ma chi è la mia faccia da cazzo? Ciao! Compare qui. Che fai? Ti vergogni? Niente, si vergogna. Guarda come se ne va. Via. Arrivederci. Stavo pescando. Mi ha leccato tutto, però. C'è una banda nera sulla parte bassa del gioco? È vero. Si fa, aspetta. Si fa, non è che se mi porti un altro giocato allora ci mettiamo. Cos'è? Il neon? Sì, ce l'abbiamo già. È vero, porca miseria, ecco cosa si era spostato ieri. È un fastidio terribile questo. Cosa sto spostando adesso? Che odio questa cosa. Perché non c'è più il tasto annulla, per qualche motivo.
Ok, va bene così. Ok, perfetto. Dovremmo esserci. Ctrl Z forse, ma c'erano proprio dei tasti prima. Hanno, allora, era una versione perfetta di SteamWorks OBS, hanno toccato merda, merda ovunque. Per vedere se sto perdendo pacchetti devo passare sopra il mouse, oppure cliccare e aprirmi una seconda finestrella che devo mettere da qualche parte. Ma perché? Se prima era tutto in sovraimpressione, ma lasciami. Anche perché lo spazio prima, lo spazio che c'era prima, c'è ancora. Io non voglio passare a OBS normale, che palle. Uno, perché devo rifare tutto, e due, perché quando vado da qualche parte Streamlabs OBS è ottimo, perché c'ho tutto in cloud, tutte le mie cazzate, posso andare a casa di qualcuno e streamare da lì. Grazie a Chiara, finalmente riesco a resubare. Posso chiedere un consiglio per trovare la motivazione di continuare a studiare per un esame che quando non se ne può più? Anche quando non se ne può più? Devi, perché porca puttana ti devi laureare. La portiamo a casa questa laurea? Va bene. No, ma anch'io usavo OBS normale. Sono passato a questo, uno, perché non devo tenere aperto Chrome. Forse adesso non si deve più neanche con OBS normale tenere aperto Chrome. Comunque è tutto integrato, soprattutto c'è il cloud. Nel momento in cui OBS normale avrà il cloud, io passerò a quello. Musichina ta 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 ta. Pa, 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 ta. Se esce la versione speciale Switch a tema Animal, la compro. Sicuramente sì. Non lo so, non vi so dire, ma se è così la compro. Oppure me la manda Nintendo, forse sì, non lo so. Brutta ansia che a me, vado a studiare per l'esame. Ho ancora una mezz'oretta. La light non mi interessa. Oh beh, se me la regalano ci faccio tranquillamente il video unboxing, cioè lo metto nel weekly magari. Ma non è una cosa per la quale spenderei dei soldi. Cosa, Jules? Cosa? Non credo uscirà una Switch Pro, perché l'avrebbero detto. Faranno un po'. Allora, una mossa di marketing che mi fa un po' cagare. La Switch, la new Switch, come per il 3DS, che farà girare due giochi esclusivi e tutti gli altri li farà girare di carica di più. Io spero che non facciano... Ma scusami, ma che cazzo... Ha un grillo in casa. Che bello il coso del grillo. Bellissimo. Come Mushu. Un grillo gigante. Tesoro mio, ma l'arredamento? Era il suo compleanno ieri. Così. Sì. Il segreto sta nell'esprimere la contemporaneità nell'arredamento di interni. E vedo. Bello questo separé di mobili. Il tostapane. Ciao, eh. No, non è inutile secondo me la Switch Lite. È molto più portatile della Switch normale. È tutto lì, sta tutto lì il segreto. Se tu giochi tanto la Switch in modalità portatile, ti rendi conto di quanto sia grossa ed ingombrante. Grazie a Teglaf per i 2 mesi. La Switch Lite è fatta, uno, per i bambini, per dei materiali plastici sicuramente, e senza parti aggiuntive, molto meno
rompibile, passatemi questo termine, ma soprattutto per chi viaggia molto. La Switch Lite è sicuramente un ottimo prodotto per chi non la gioca mai su schermo. Io infatti la Switch spesso non me la porto dietro perché è scomoda, perché è grande. Ci gioco in casa, ovunque in casa, assolutamente sì, ma fuori casa la porto in giro difficilmente. Ora, la differenza di prezzo poteva essere più interessante, su questo siamo assolutamente d'accordo. Potevano tagliare un po' di più sul prezzo. Dalla Switch normale alla Switch Lite ha poco senso. Magari rosichi un po' e ti compri comunque quella grande e ti porti in giro quella grande, perché cosa sono? 80? 70, 80 euro, adesso non mi ricordo, forse 70. Quella è una differenza di prezzo che, diciamo, non invoglia magari l'acquirente che già possiede una Switch a comprarne una nuova. Costa meno la Lite, ovviamente. E Blackbird, dipende. Io in aereo la trovo comunque scomoda perché c'ha tutto il panettone per portarla in giro, tutti i giochi da portare in giro. Secondo me è scomoda. Dipende da come viaggi. Sì. Io viaggio con uno zainetto adesso, è molto leggero, molto piccolo e non... Aspettate. E non c'è spazio per la Switch, che pesa comunque, pesa. Game Boy Micro è ottimo. Ma non è vero. Cioè, Odyssey lo puoi giocare tranquillamente tutto in portatile. Non servono i Joy-Con estraibili. Non è una cosa essenziale. Anche perché se tu sei in aereo, in autobus, non è che ti togli i Joy-Con per fare tutte le cazzatine di Mario. È proprio un altro tipo di pubblico. Se a voi non interessa la Switch Lite, vuol dire che non è fatta per voi. Semplicemente. È fatta principalmente per i bambini e per chi viaggia tanto. Proprio che a casa la Switch non la userebbe mai attaccata alla TV e ha bisogno di qualcosa di piccolo e portatile. Nero è comodissimo. Insomma. Mario Party non si può giocare. Sì, ci puoi giocare. Puoi usare altri Joy-Con comprati a parte. Ci puoi giocare. Non è che ti impedisce di farlo. Puoi giocarci da solo, puoi giocarci con un altro che ha un'altra Switch Lite o un'altra Switch e giocare in multiplayer con due Switch. Fino a poco tempo fa potevi sostituirla. Che cosa, Freddy? Sì, non ha parti mobili, è resistente per i bambini. Qui è difficile. Qui si vedono i veri pro. Fanculo. C'ero però. Impossibile. È impossibile, veramente impossibile.
La Switch Pro come la vedrebbe? Allora, io torno a ripetere sempre l'idea che io avevo della Switch originariamente. Poi dopo non l'hanno fatta così e vabbè. L'idea della Switch originale che avevo io è... Hai una console portatile che è esattamente la Switch che abbiamo in questo momento. Ma nel momento in cui la vai a mettere nella base, la base contiene una seconda GPU, più potente, più performante, e ti fa girare i giochi quasi, cioè, a livello di 360 e One. Io la vedo così. So che magari è un po' utopica, ma sarebbe anche interessante vendere il prossimo modello di Switch in due modalità. Un po' come hanno fatto con le AirPods. Tu compri la Switch con la tua base, senza aggiungere, esattamente come questa, magari con qualche miglioria. Se vuoi la base Pro, acquisti a parte la base Pro, la vai a spendere magari altri 200-300 euro, perché magari la fai pagare anche abbastanza, e tu ti viene garantita la possibilità di avere questo upgrade importante dal punto di vista grafico e tecnico del frame rate. No, l'update del dock non si può fare perché comunque l'USB-C della Switch non è così performante. Richiede un aggiornamento completo. Quindi bisogna... Se fanno una cosa del genere, devono aggiornare tutto, console compresa. Perché di GPU esterne ci sono, eh? Ci sono anche quelle per Mac, non so se le avete mai viste, quelle lì che ti rendono praticamente un MacBook, qualunque esso sia, una macchina potentissima. No, una Switch solo fissa non si potrebbe neanche chiamare Switch. Non che quella solo portatile, sì. Quindi, vabbè, la chiamano Switch Lite. Switch fissa, un po' strano. Esattamente, e il parallelismo con le AirPods è il seguente. Le nuove AirPods che sono uscite, in realtà sono compatibili anche con le vecchie AirPods, le nuove custodie. Sono uscite delle nuove AirPods con la nuova custodia. Tu potevi scegliere se comprare le nuove AirPods con la custodia a ricarica wireless o quella base. C'è una differenza, mi pare, di 50-60 euro. Adesso non mi ricordo tutte le cifre. Però tu potevi scegliere di comprare quella base e un domani fare l'upgrade e comprare la custodia con la ricarica wireless. Capito? Dai. Mi hai chiesto di essere un po' più di classe. No, no, calma, Galeazzi secondo me ha sbagliato in quel video lì. Io lo ammiro tantissimo, ma secondo me ha fatto delle cacate. Perché Galeazzi ha sfruttato la GPU esterna del Mac con dei programmi non del Mac. Se avesse, gliel'hanno anche scritto nei commenti, infatti, se avessi utilizzato Final Cut, avessi utilizzato dei programmi integrati o comunque programmi Apple, avrebbe guadagnato molto di più di quello che ha fatto vedere. Poi lui utilizza quei programmi lì per montare, fare altro, cioè, usa Premiere se non sbaglio, va benissimo. L'upgrade è poco. Poi vabbè, ha fatto vedere Fortnite, che, cioè, non credo che qualcuno vada a spendere centinaia di euro per comprare una GPU esterna da abbinare a un computer che è costato migliaia di euro per giocare a Fortnite. Se funziona, deve funzionare con tutto. Ni, Gabriel, ni. Perché, come sappiamo, il sistema operativo Apple è molto legato al suo hardware. Quindi la miglioria avviene comunque sempre nel suo ambito. Ripeto, se tu vai ad acquistare un Mac, non è perché vuoi far girare programmi di terze parti o roba alla Windows. Poi sono d'accordo che la potenza deve funzionare con tutto. Però funziona meglio con certi programmi. Per forza di cose. Ah no, era cascata. Poi magari è una GPU del cazzo, non lo so se poi dopo
fanno meno una miglioria, cioè se magari anche nei programmi Apple fa schifo, non lo so perché non l'ho visto. Sono d'accordo che sia un concetto sbagliato, però ripeto, è un prodotto che è stato creato per essere unito ad un hardware che funziona bene con il proprio software. Cazzo, c'è un palloncino. Ripeto, se non devi fare delle cose che ti interessano proprio quei programmi lì, tu il Mac non lo compri. Comunque, non volete quel parallelismo lì? Va benissimo. La PlayStation con il VR. Il VR della Play ha un processore... Una roba esterna che si collega per dare più potenza alla Play. Il mio naso. Infatti la forza di Apple sta nell'ottimizzare hardware e software. Porta mangime per l'uccellino? Ah, figa, sì. Però non lo voglio in casa, cioè mi fa cagare. Ciao. Poi sono d'accordo che la GPU esterna dovrebbe potenziare tutto. Ma già è difficile far girare una GPU buona con il sistema. Con alcuni programmi di oggi. Quanti programmi vanno bene per una GPU, ma se c'è incompatibilità con questo, quel pezzo che c'hai dentro il computer, non va bene, devi cambiare, fare. È una rottura di palle. Stasera si scimmia alla grande. Apple dice no, Apple dice faccio tutto io, te lo fa pagare caro come il male, però i suoi programmi funzionano bene. Comprare un visore VR oggi? Ma io ti direi anche di sì. Se proprio sei interessato al VR, ce ne sono di economici, ce ne sono di... La Windows Mixed Reality costa veramente un cazzo, con 400 euro ti porti a casa tutto. Se proprio... per provare, sì. Dall'Apple bisognerebbe aspettarsi di più. Non più ormai. Non più. Adesso mi pare che stia strizzando l'occhio a qualcosina di più windowsoso, ma... Non vogliono creare un mercato più aperto perché non gli conviene. Chi cazzo gli comp... Se loro ti danno un computer che ti fa girare anche altre cose, ma comunque te lo fanno pagare il triplo di quanto costerebbe un PC, ma chi cazzo te lo compra? E la madonna! Al primo aggiornamento c'è un downgrade di prestazioni enormi. Ma di che cosa? Con un aggiornamento ti hanno depotenziato il PC, scusami, ma che cazzata! Torna al sistema operativo vecchio se è così. Ma mi sembra strano. VR per PC, oddio, il mercato adesso è cambiato tantissimo da quando li ho provati io. Io ho ancora l'HTC Vive, primo modello. E funziona ancora benissimo. Oh, anche la Windows Mixed Reality funziona benissimo pure quella. Però più di quello io non so che cazzo dirvi. Perché adesso sono usciti i nuovi Oculus. Non lo so. Esatto. Non ha senso lamentarsi che Apple faccia girare solo una cosa. Se ti interessa Apple, vuol dire che ti interessano i programmi. Se ti interessa Apple, ma ti lamenti tutto il tempo perché non ti fa girare i programmi che vuoi, lo vuoi comprare solo per moda. Credo che sia questa la differenza. Uno che dice che vuole comprare Apple, ma non lo fa perché... ma mi gira male questo, mi gira male quello, non ci posso giocare. Non è un utente che dovrebbe comprare Apple. Fine. Non devi. Sai a cosa vai incontro? Lo sai prima, lo sai da anni. Non ha senso lamentarsi più di queste cose qui. È proprio stupido. Ma infatti anche ieri sera un sacco di gente si è detto questo costerà. E vabbè, chi ti costringe a comprare? Chi se ne frega? Non lo comprare. Se è una cosa che non ti piace, non la devi comprare. Nessuno ti costringe.
se ti lamenti perché dici mi piacerebbe ma costa troppo e questo e quell'altro e poi non ti fa girare questo, non ti fa girare, non ti interessa, lo vorresti solamente perché c'ha la mela sopra. Garanzia costruttiva, anche lì inizia ad arrancare Gabriel, come abbiamo visto. Paghi tanto, vale il prezzo che paghi, però inerente alle cose che vuoi, che ci trovi dentro. H senza H, dillo a Twitch, segnala, non so cosa dirti. Stesso discorso per gli iPhone, assolutamente sì. Porca troia, no. Per me lamentarsi così a prescindere lascia un po' il tempo che trovo. Ok, nel mio lavoro non posso fare meno di update al Mac. Ok, di Xcode, va bene. Ogni volta che faccio un upgrade l'hardware perde sempre di prestazioni. Che strano. Io ho usato un Mac per anni ed anni prima di cambiarlo, il mio primo, ed è il motivo anche per cui ho cambiato da Apple a Windows. La prima volta ero un ragazzino, l'ho fatto tanto per provare, mi è durato veramente tantissimo. Ho detto, hai capito. Quando invece con i portatili Windows, sostanzialmente non andavo molto distante. C'era sempre un problema da qualche parte. Il Mac effettivamente mi dura molto di più. Esteticamente il retro del nuovo iPhone sinceramente non mi dispiace. Capisco chi dice che gli fa cagare, sono assolutamente gusti. Ma esattamente come se l'Apple Watch avesse avuto lo schermo tondo, molto probabilmente non l'avrei mai comprato. Non mi piace. Non mi piace, mi piace l'idea che sia proprio un secondo schermo. Anche lì, sono gusti. L'estetica è quello che è. Trovo veramente stupido però, questo lo dico e lo ribadisco, stupido, furbo, nel 2019 andare a proporre come taglio di memoria per un iPhone 64, 256 e 500 giga. Secondo me il taglio minimo dovrebbe essere 128 e vaffanculo. Quella proprio la trovo una cosa... Un vaffanculo anche nei miei confronti, che ho controllato giusto ieri. Ho detto, vediamo quale telefono sarebbe più indicato. Io ho quello da 256 giga. Ho detto, cazzo, ma perché l'ho comprato? So stronzo. Ho voluto farlo sborone, non mi servono in realtà. 128 ci stavo dentro. Perché ne ho occupati 96. Più o meno la metà. Ho 96 giga occupati. Ho detto, cazzo, ma io ci stavo tranquillo col 128. Ieri mi sono ricordato perché ho comprato il 256. Perché il 128 non esiste. Quindi loro fanno la furbata. Ormai 64 giga secondo me sono pochi. È uno standard basso. Poi abbinato la cifra al quale viene proposto, fa storcere un po' il naso. A tutti partono dai 128 adesso. 128 io avrei preso quello. Sì, ma ormai i telefoni non hanno più questi grandi aggiornamenti, quindi cosa aggiornano? Aggiornano solo le fotocamere, le telecamere, bello, sempre più bello, sempre più bello, sempre più bello, quello fanno. E infatti cosa hanno pubblicizzato? I selfie. E non hanno pubblicizzato i selfie perché sono stronzi, hanno pubblicizzato i selfie perché la gente vuole comprare il telefono per farsi i selfie. Pochi cazzi.
Ma è una cintura di castità. La fionda d'oro. Sembrava una cintura di castità, però. No, 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 non la fa. Ma dove cazzo è? Aspetto che superi il fiume. No, io col cloud non mi ci trovo. Non mi ci trovo col cloud. Mi piace avere le cose sempre lì, perché mi guardo le serie TV. Io c'ho tutto Scrubs sul telefono. Ho tutto Scrubs, ho alcuni film, perché mi piace averli sempre lì. È una cosa mia, magari sarò l'unico al mondo. Figa, c'ho lo spazio, lo voglio sfruttare. Yes, che upgrade, mica da ridere per un fine live, eh. Sì, ora che la trovo adesso qua. Cioè, chi se ne frega in realtà? Perché alla fine non ci è mai servita una roba del genere, però. Eh? Comunque tutto Scrubs, perché spesso mi capita di mangiare in macchina il cibo del McDonald's da solo, molto triste, e mi guardo una puntata di Scrubs. Mi sento meno triste. Ma sì, vendo l'altra fionda. E abbiamo 3 minuti. Ok, perfetto. Adesso me la tiro con la fionda d'oro. Com'è slanciata la mia fionda. A posto, Tom. Va bene, a posto. Ciao, è grandissimo. Grandissimo, ciao. Shogaro. Voglio vivere un periodo in cui la gente non butti merda su Apple per buttarla. Ma la gente butta merda su qualunque cosa per buttarla. Cioè, quindi l'Apple semplicemente c'ha la nomea del troppo costoso. Però l'80%, perché c'è da dire che un sacco di gente lo ha provato e ha detto non mi piace, esattamente come io ho provato Android. Vi ricordo che io ho usato, cioè, ero di quelli che dicevano non voglio comprare Apple, e avevo comprato il telefono Android. Mi ha fatto cagare e ho comprato Apple, sono contento da anni. Finché non provi entrambe le cose, non ha neanche senso lamentarsi o dire le robe. Neanche a me interessava Apple. Infatti avevo PC Windows e avevo il telefono Android. Ho cambiato, sono più contento. Perché devo tornare indietro, scusami. Altrimenti avrei comprato l'iPhone, mi fa cagare, telefono dopo, e ho preso un Samsung. Non capisco questo astio a caso. Mi piacerebbe spendere meno per il mio telefono, sì. Però sono contento così, che devo fare? Al massimo aspetto, metto via più soldi, oppure aspetto l'anno dopo per comprarlo. Adesso con la storia della partita IVA non posso, però sono altri cazzi. Cuffie del gatto arrivano, ecco qua. Allora, io vi raido i termosifoni. E li scriviamo. Quante fotocamere mettereste nel vostro prossimo telefono? Grazie a tutti per donazioni super e super, ragazzi. Noi ci vediamo stasera con le scimmie. Ciao. Ciao belli, ciao. E domani mattina live? No.